Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, come vedete l'inquadratura è diversa, un po' di glitter. Sì, allora, per la prima volta proviamo questa cosa. Diciamo una prova. Una prova È una prova in un grande video perché, come vedete, esatto. vedete che cosa avete davanti. Bene, forse pochi ci credono, sono addirittura due. Sì. Aspetta, aspetta, prima di dire. Allora, innanzitutto diteci sotto nei commenti se questa inquadratura un po' così glitterosa vi piace o se magari vi piacevamo prima con l'inquadratura di prima, diciamo, senza glitter o roba così. Poi, come vedete, qui davanti a noi ci sono due uova Hatchimals. Voi direte, mamma mia, quanto avete speso! Invece, ragazzi, in realtà, Stavolta. stavolta la Spin Master ci ha omaggiati di questi due Hatchimals. Allora, gli Hatchimals, diciamo questi grandi, sono usciti praticamente l'anno scorso. Io l'ho desiderati da morire, cioè io desideravo tanto uno così, però i prezzi, cioè il prezzo di questo prodotto è di 70 euro. Sì, 70-80 euro comunque. Esatto, al Toys, e quindi sarebbe stata una spesaccia che non, sinceramente non avrei affrontato. Allora, se vi ricordate, quando sono andata all'evento famoso, dove mi invitarono, appunto, mi invitarono a Giochi Preziosi, c'era anche la Spin Master, e appunto presero tutti i miei dati, probabilmente hanno anche visto il nostro canale. E niente, ho provato a contattarli. Sono stata io a contattare loro, eh. Ho provato a contattarli e a chiedere se potevano inviarci qualche prodotto loro. O vecchio o nuovo, fa niente. Loro, dopo un paio di giorni, mi hanno risposto e mi hanno detto che se volevo potevo scegliermi un prodotto e loro me l'avrebbero inviato. Io ho preso la palla al balzo perché questo qui appunto lo volevo da un po'. E ho chiesto a loro se potevano inviarmi uno di questi. Oggi mi è arrivato il pacco e ho avuto la sorpresona perché invece che inviarmene uno me ne hanno inviati ben due. E quindi io tutta felice, ovviamente. Allora, oggi vi andremo a recensire un nuovo, mentre l'altro lo recensiremo in un altro video. Allora, partiamo da questo. Allora, Al suo interno, ovviamente. cos'è l'Hatchimals? Aspetta, per chi non lo sa, gli Hatchimals sono uovi elettronici, diciamo, interattivi. Se vi ricordate, abbiamo recensito anche gli Hatchimals Collectible, che sarebbero le uova, quelle piccole, quelle piccoline che erano nelle blind bag, mi sembra, nei pacchi, nei pack da 4, mi sembra. Comunque all'interno lì si trovano soltanto, come si dice, personaggini, chiamiamoli così. Esatto, mentre questo è proprio un vero uovo interattivo, cioè ci possiamo giocare, si deve schiudere, cioè noi dobbiamo aiutarlo a schiuderlo. Ed è questa la cosa, diciamo, come si dice, la parte divertente, perché proprio dobbiamo vedere il momento in cui si schiuderà. Ovviamente vedete, che dalla foto vedete che possiamo trovare all'interno uno o due pulcini Pio. No, uno qui dentro. Un Bengalus, mi sembra si chiama Bengalus, scusate, dentro un uovo, cioè per ogni uovo c'è un personaggio, diciamo. Allora, qui possiamo vedere che possiamo trovare i Bengalus e i Dragols. Allora, a noi probabilmente ci sono stati inviati i Bengalus, credo di questa colorazione, perché come vedete qui sopra ci sono delle macchie e qua ci fa praticamente capire a che, diciamo, tra virgolette famiglia appartiene. Ci sono appunto questi qui e questi, e a me mi sarebbe piaciuta tanto lei perché ovviamente è rosa. Però questo uovo, se vedete, ha una colorazione sulle macchie rosa, mentre il nostro ha una colorazione sulle macchie Verdi. Quindi verdi e fucsia, quindi c'è lui. credo che ci sia uno di questi due.
Mentre invece questi sono i draggles, appunto, questi sono mezza specie di pinguini alati, diciamo, mentre questi sono dei draghi. Appunto, possiamo trovare, potete trovare anche questa versione. E qui niente, ci dice toc toc, qu'est-ce qu'il est? Non so parlare francese, tra Sì, parentesi. Gesù fe. Se una surprise, vabbè, comunque ci dice C'è toc una toc, chi sorpresa. è? C'è una sorpresa. Perché appunto il Pengalas, cioè proprio schiuderà lui l'uovo a un certo punto, proprio beccherà per rompere l'uovo e uscire fuori. Qui appunto ci dice come dobbiamo fare per farlo schiudere. Sono della Spin Master, appunto, vedete? E sono adatti dai 5 anni in su. E niente, qua ci Ok. dice che ci sono due pile incluse nel caso si dovessero scaricare quelle che già ci sono dentro. Quindi un'ottima cosa, devo dire. Sono due pile in più. E niente, io direi di passare all'apertura. Qua l'uovo. Adesso voi direte cosa dobbiamo fare con quest'uovo. Bene, allora innanzitutto vi faccio vedere. Allora, qui ci sono varie informazioni per quanto riguarda appunto l'apertura degli Ecchimots, come funzionano. Potete andare anche sul canale YouTube appunto per andare a vedere tramite video come funziona e tutto quanto. Mentre di qua, passami quel foglio. Questo. Sì. C'è tutta la parte dove ci dice praticamente dove praticamente ci dice la aspettate. Ok. La parte dove dentro l'uovo, appunto, cosa succederà dentro l'uovo? Cosa succederà fuori e cosa succederà nel mentre che ci giochiamo. Allora, visto che qua le scritte sono in inglese, praticamente rosa vuol dire che sentirai il cuore, praticamente il battito del cuore. Rosso, non so cosa si voglia dire, va bene. Comunque, queste sono tutte le variazioni che l'uovo dovrà che farà e che noi dobbiamo interpretare, ovviamente. Tipo, vedete, tipo il viola ha fame, dark blu ha paura, light blu ha caldo, green ha No, freddo, scusate. Io sto cold. leggendo tramite video e tramite qua, E niente, comunque, così. Qua cosa c'è scritto? Bene, in francese, un po' di italiano non ce n'è. Allora, adesso fammi vedere cosa ci dice qui. Queste sono tutte Penso che c'è tutte le le info. informazioni. Insomma, qua ci spiega un po' come, vedete, come interagire con lui, l'uovo come è No, dai, veramente bisogna fatto. fargli le carezze. Ma Sì, dai, ma. bisogna Oh, parlargli. veramente, sì. E qui vabbè, ci spiega poi magari se le batterie finiscono, ci spiega un po' Come come cambiarle? cambiarle e tutto il resto. Allora, io direi di tenere questo vicino perché dobbiamo sapere cosa fare. Intanto, allora, per attivarlo bisogna togliere la plastica e poi girare queste due rotelline e l'uovo si accenderà. Magia. Vedete? Eccolo qua, ragazzi. Allora, adesso tramite questi colori, dov'è? Andiamo a vedere cosa praticamente dobbiamo fare. Allora, il verde, sic, cosa vuol dire sic? Sit down, please. Allora, guardate, ragazzi.
c'è pallina. Ah, è raffreddore, povero. Dagli un fazzoletto che sotto il Allora, adesso naso. dobbiamo cercare di scaldarlo, di accarezzarlo e appunto di cercare di farlo schiudere. Allora, praticamente se finiamo di giocare con lui, praticamente se lo capovolgiamo, sentite? Sentite? Spento. Sentite? Sta dormendo, ragazzi. Sì, adesso lo vado a capovolgere. Si risveglia. Cioè, ragazzi, vedete la faccia di pallina? Morite da ridere. Allora, dobbiamo andarlo appunto a scaldare, accarezzare, tutto il resto. Adesso non so perché è morto. Vediamo cosa succede. Che è successo? No, ragazzi, è morto. Che è successo? Si sono scaricate le pile. Cioè, è mega fail questo. Che è successo? Non funziona più, perché? È successo? Dai! Cioè, ragazzi, no, non ci posso credere. Mega fail. Si è spento totalmente, perché? Non ci credo davvero. Allora, dov'è che vibra? Dammi un po' quel foglio. Cioè, si è spento. Eccolo, eccolo. Eccolo, scusa, eccolo qua. È ripartito. Sentite? Si fa sentire il suo cuore, vedete? Cioè, guardate pallina. Devo dire che ha freddo blu. Cioè no, ragazzi, si sta schiudendo, eh. Guardate. Vedete come va, becca? Guardate, ragazzi. Si sta schiudendo già. Guardate, ragazzi, guardate. Dai, forza, schiuditi. Dai. Sente freddo. Ecco qua. Sta schiudendo. Guardate. Guardate, ragazzi. Dai, schiuditi. Sente freddo. Guardate, ragazzi, guardate come si schiude, cioè veramente è bellissimo. Senti, vedi come becca. Dai, 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 esci fuori. Ci vuole un po' prima che appunto esca fuori. Sente freddo adesso. Adesso sta riprendendo, diciamo, a schiudersi. Ci dà dei colpi, ragazzi, impressionanti. Cioè, non potete capire la faccia di Marco. Neanche quella di pallina sopra questo. Pallina è curiosa del suo cuore, vedete? Cioè, guardate pallina. Devo dire che ha freddo blu.
Cioè, no, ragazzi, si sta schiudendo, eh. Guardate. Vedete come... come becca? Guardate, ragazzi. Si sta schiudendo già. Guarda un po' lì. Guardate, ragazzi, guardate. Dai, forza, schiuditi. Dai. Sente freddo. Ecco qua. Sta schiudendo. Guardate. Guardate, ragazzi. Cioè, il pallino mi fa morire da ridere. Dobbiamo sempre accarezzarlo, eh? Per dargli una sorta di sicurezza. Guardate, guardate, si vede già. Pallina. Come al solito, entra a far parte del video. Poi tutta roba nuova, quindi figurati. Guardate, si vede, è viola. E quello mi sembra viola, credo. Dai, su, forza. Benissimo, pallina farà parte del nostro video pienamente. Guardate, guardate. Dai, dai, dai. Gaga. Non ti addormentare, su. Cioè, ragazzi, si è addormentato. Forza. Forza, chiuditi. Video durerà 8000 anni. Pallina che sta cercando praticamente di buttarci giù tutto. Buttarci giù tutto. Forza, forza, forza. Non potete notare. Guardate. Io vedete, sto cercando di velocizzare. Guardate, adesso si è schiuso, vedete? E ora lui sta continuando, ma io andrò a fare questo. Vedete? Ed è praticamente, lui sta continuando nel frattempo a... Vedete? Parte interna. Ed eccolo qua. Guardate, ragazzi. È praticamente nato l'uovo. Lui probabilmente ancora crede di star dentro a schiudere l'uovo, ma in realtà adesso noi dobbiamo fare una sorta di pressione per andare a toglierlo. Ecco qua. Adesso siamo arrivati appunto alla schiusa e dobbiamo togliergli. È un po' alto il volume, sì. Dobbiamo andare a togliere appunto questa cassa per liberargli le ali. Eccoci qua, ragazzi. Si è addormentato. Allora, notiamo che cambia anche il colore degli occhi, sì. Azzurri, verde, esatto. Viola. Allora, rossi e gialli, arancioni, insomma cambia il colore dell'arcobaleno. C'è sonno, ragazzi. Se io gli faccio così, c'è qui un pulsantino dove appunto possiamo risvegliarlo. C'è l'accensione
accensione, spegnimento. Qui se io adesso faccio così, Vedete che si è lui spento. praticamente è spento. Vedete? Poi qui ovviamente ci sono tutte le varie funzioni che l'Ecimol può fare. Io ovviamente al momento non posso fargliene fare tante perché il bambino dorme se fa casino. Purtroppo il volume non si può abbassare, quindi. E niente, allora il costo è di 69 euro e qualcosa. L'abbiamo visto anche al supermercato a un'offerta a 50 euro, mi sembra. Secondo me è 79, secondo me. 79. Secondo me sì. Adesso il prezzo di preciso non Come me lo grandi prodotti mi ricordo. sembra 79. Comunque, se volete, poi vedere magari in un video dove, perché. Allora vi spiego, in pratica lui da neonato, appunto vi dicevo prima, diventerà adolescente, quindi potrete insegnargli a parlare, a camminare, a interagire, diciamo, mentre poi diventerà adulto e si possono sbloccare vari giochi, tra cui farlo ballare, dare dei ritmi con le mani, e lui praticamente ti dà dei ritmi, tu con le mani devi ricopiare ciò che fa. E lui ti dirà se è giusto o sbagliato tramite il colore degli occhi. E quindi mano a mano che ci giocherete, sbloccherete questi livelli e il gioco, diciamo, sarà più divertente. Se volete, poi appena, diciamo, abbiamo un attimo di tempo, vi facciamo vedere proprio tutto bene, senza fare un video a parte dove vi faremo vedere proprio come si interagisce con lui. Eccetera. Scriveteci sotto nei commenti il nome che potremmo dargli o darle. In questo caso penso sia una femmina, visto che è sul color viola rosa, diciamo. Vedete, qui c'è appunto l'autenticità Etchimals. E niente, quindi scriveteci sotto nei commenti appunto il nome che più vi piace. Noi poi sceglieremo tra i commenti e glielo daremo, giusto? Io, se Come devo lo scegliere, chiami? io, Pulcino Pio. Niente, poi un altro giorno appunto faremo l'altra recensione di quell'altro uovo. E niente, questo è quanto. Commenti? Cosa ne La pensi cosa di che questa? sicuramente, ripeto, mi ha stupito il fatto di creare comunque un oggetto, un prodotto che interagisca con l'uomo, no? Che va a comandi o gesti dell'uomo, cioè questo credo che Sei sia te che gli devi insegnare le cose, insegnare a esatto. camminare, insegnare. E E poi praticamente, ragazzi, c'è una funzione che in questo caso quando lui, tra virgolette, diventerà adolescente, no? C'è una funzione dove se tu parli, dici qualche frase, lui la ripete. Cioè, ripete ciò che dite. Cioè, scusate, non è per dire, ma se tu gli dici che sei un pezzo di tre puntini, Lo lui ti dice. ripete anche quello. Sì, eh. Allora gli dico, va bene, vai in bagno così ti lascia andare. Che... Magari domani cercherò un attimino di vedere. Scusate. Cercherò di vedere un po' le sue funzioni, in modo tale di accelerare un po' i tempi, Accelerare il così, collasso. no, accelerare la crescita, così poi quando andremo a registrare il video dell'altro uovo vi farò una piccola intro, diciamo, dove vi farò vedere appunto ciò che può fare. Io sono convinta che se Alessandro vedrebbe una cosa del genere, non so se si spaventa o se lo vorrebbe Me lo spacca. distruggere. Ciao, ciao Pulcino Pio, E finito di... purtroppo non si può utilizzare nel momento in cui lui dorme, quindi dovrò utilizzarlo nel momento in cui è sveglio. Mamma mia, il povero Pulcino si è finito in brutte Niente. Scusate, lo sbadiglio. appunto, E quindi niente, questo è quanto. Cioè, esatto, diciamo quindi la parte divertente è stata la schiusa dell'uovo, perché proprio si vedeva che beccava. E niente, questo è quanto, appunto. Diteci sotto nei commenti se volete vedere appunto come ci si interagisce, ma io penso di sì. Fa vedere l'uovo praticamente schiuso.
sono tutti i pezzi questi. E niente. Questo è quanto. Esatto, e noi con lui vi lasciamo al prossimo video. Con la tosse. Quella purtroppo non ci ha ancora abbandonato, speriamo un bel giorno di non tossire. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e forza, dobbiamo arrivare ai 500 perché... Dai che ci siamo quasi, dai ci siamo perché, quasi. Perché ovviamente lo sapete, c'è giveaway, quindi forza, ne mancano solo 9. Esatto. Quindi forza, forza, non sono assolutamente niente. Bene, noi ci vediamo alla prossima ragazzi e ragazze. Un saluto. Ciao, ciao. Ciao.